Ciao Gentaccia, bentornati su Arts of Iron 4 con la campagna italiana. Nello scorso episodio abbiamo finalmente tentato lo sbarco sulla costa occidentale, che però è fallita miseramente, come potete vedere. Penso quindi che adesso, non so, credo l'unica alternativa sia provare a prendere Panama e da qui portare i giapponesi in Florida. E niente. Non credo che si possa, con le truppe a disposizione dei giapponesi, riuscire a risalire, insomma, a tenere le posizioni sulla costa occidentale. Sai che non sono proprio in grado, a causa dei loro mezzi abbastanza scadenti. Quindi, io preparerei una forza di spedizione per andare a prenderci Panama. Dobbiamo coprire un sacco di mari, però. Vediamo se è una cosa fattibile. Non ci fa andare di qua. A vedere dalla curva che fa, sembra che si debba avere il controllo anche di quest'altra zona. Vediamo, male che vada, attacchiamo Panama, proprio lo stato di Panama, e risaliamo dall'altra parte. Ok, la seconda flotta. Perfetto. Ok, togliamo la pausa e procediamo. Voglio provare a fare qualche azione controllata, però. Vediamo se riusciamo ad accerchiare un po' di nemici e a sfoltire le fila. Arrivati un po' di rinforzi misti che non guastano mai. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa di costruttivo. Tra l'altro questa zona è anche leggermente fortificata.
Queste truppe dovrebbero essere state accerchiate. Controlliamo il resto della linea di frontiera se tutto è al sicuro. Sembrerebbe di sì. Controlliamo i rifornimenti, tutto è in positivo, perfetto. Ok, diamo il colpo di grazia a queste sette divisioni. E vediamo se riusciamo ad accerchiare anche le altre sette. Ok, queste sono andate. Manca ancora un po' di tungsteno e noi continuiamo a prenderlo dai portoghesi. Queste foreste, i nostri carri non sono particolarmente adatti a muoversi, ci impiegano un po' di tempo, a quanto pare. Allora, si sono liberate un po' di industrie militari. Controlliamo dov'è che abbiamo dei deficit. Sempre i caccia, dobbiamo aumentare ancora la produzione di caccia. Ok. Il nostro a chi mi manca un generale. Dovrei dare il soddu ai nostri marines, in teoria. Dovrei anche creare una nuova armata, però. Sai che ho fatto un po' di casino. Queste 10 truppe in realtà erano in Giappone ancora, non erano alle Hawaii. Vabbè. Non è la prima e non sarà l'ultima cazzata che faccio, mi sa. Perfetto. Altre divisioni annientate, vediamo se ci sono cose da riparare, ce ne sono diverse. Virginia dovrebbe essere questa zona, sì. Dobbiamo riparare le infrastrutture per i rifornimenti.
Però questo attacco ha sortito qualche risultato, quantomeno. La strada per Washington è quasi aperta. Mi piacerebbe che si posizionassero più verso la costa in modo che possa nuovamente aggirarli. Però aspettiamo un attimo, facciamo riposizionare le nostre truppe. Sono quasi arrivate alle Hawaii, la missione è anche quasi pronta, quindi dovremo solo aspettare di riavere le truppe organizzate. In realtà sarebbe anche opportuno spostare queste truppe da qua perché credo che patirebbero un po' troppo attrito. Anche i viaggi in mare in realtà non sono proprio il top, però. Ma controlliamo anche come procede la battaglia aerea. Molto bene, direi. Quasi 500 caccia persi nostri, ma abbiamo abbattuto 500 bombardieri, 135 caccia. Supporti non so cosa intendano di preciso. Penso siano forse gli aerei da supporto ravvicinato, quelli più adatti a bombardare le truppe. Allora, proviamo un altro accerchiamento. Qui si combatte in montagna, quindi le nostre divisioni di carri non è che siano proprio il top, però dobbiamo accontentarci. Sai che gli americani hanno il bonus di decriptazione di default praticamente, grazie ai loro focus nazionali. Perché anche noi abbiamo le tecnologie al massimo, quindi, e credo anche, sì, tutte le tecnologie al massimo, anche quelle delle unità di fanteria. Che penso che sia proprio un loro tratto nazionale, che li avvantaggiano un poco sul campo di battaglia. Stiamo subendo un po' di perdite in questa battaglia, però. No, adesso sta degenerando proprio. Niente, questo attacco è fallito. Allora, diamo un'occhiata a queste truppe. Sono quasi pronte. Speriamo che a Panama non ci siano troppe truppe avversarie. Anche perché, come avete visto, i giapponesi non sono particolarmente forti. Riproviamo. Si sono un po' sfoltite le truppe qua, quindi magari adesso ci riusciamo. Ok.
Voi fermi qua. Voi fermi qua. E manca pochissimo, sono quasi tutte al massimo. Ok, incrociamo le dita. La missione è partita. Teniamola d'occhio. Perché stiamo. Non so neanche come sia possibile che la missione sia partita se non abbiamo il controllo di quest'area in realtà. Vabbè, tanto, kamikaze per kamikaze. Speriamo non ci sia la flotta americana là sotto, anche se dubito che non ci sia. Intanto io preparerei altre truppe perché mi sa che queste faranno una brutta fine. E ci sarebbero altre 10 divisioni se riusciamo anche a portare a compimento questo accerchiamento. Potrei ritenermi soddisfatto. Teniamo occupate queste truppe, non consentiamo loro di ritirarsi. Dobbiamo guadagnare un po' di tempo. Anche a costo di subire qualche perdita, l'importante è annientare le divisioni nemiche. No, qui mi sa che le ho proprio respinte, quindi si stanno ritirando. Vediamo se riusciamo ad arrivare prima del carro nemico. No, il carro è riuscito a salvarsi, la divisione di carri, insomma. Ciò nonostante abbiamo comunque ucciso, distrutto, insomma, 8 divisioni nemiche, è già qualcosa. Tutto di guadagnato. Siamo a un passo da Washington. Qui penso che potremo riuscire ad accerchiare un altro po' di truppe. No, grazie. No, grazie. Ci manca ancora un po' di tungstena. Ok, facciamo riposizionare le nostre truppe e poi proviamo ad arrivare a Baltimora e a rinchiudere le truppe a difesa di Washington nella loro penisoletta. Abbiamo perso una divisione per strada, quindi mandiamone subito un'altra di rinforzo. C'è ancora qualche rimasuglio di flotta, mi sembra o britannica o giapponese, non ricordo, che gironzo da qua nel Pacifico. Loro ne avranno per un bel po'. Devono circumnavigare tutto il Sud America.
Stanno spostando un sacco di truppe. Qui a nord, giustamente, hanno la capitale sotto assedio. Non voglio spostarmi da queste posizioni perché sono fortificate al massimo livello, quasi tutte. No, no, non sono fortificate solo da questa parte. Qui a nord no, non lo sono. Non penso sia necessario farlo, in effetti. Anche se magari potremmo allungare un po' la linea delle fortificazioni in modo da lasciarle ai rumeni utilizzare le nostre truppe per avanzare ulteriormente. Quindi sì, magari facciamolo, dai. Magari ci prendiamo. Continuiamo ad avanzare in tutta la Virginia. Prima ripariamo però le infrastrutture. Ok. Questa zona è scoperta, però muovetevi voi. Qui c'è un po' di resistenza, vediamo. Vediamo perché. Dovremmo aver sfondato anche qua. Qui ci vorrà un bel po'. Sai che abbiamo perso anche l'altra divisione motorizzata che avevo spedito. Riproviamo. I giapponesi sono spendibili. Che qui abbiamo tolto un altro aeroporto e preso un radar, a quanto pare. Quindi questo ci aiuta notevolmente. Sono scappate quasi tutte le divisioni nemiche, ma non importa. Qui prendiamo altre due città importanti. E soprattutto chiudiamo altre 5 divisioni. La capitale inoltre dovrebbe darci una bella botta, insomma, dovrebbe aumentare di molto la percentuale, diciamo, di conquista. Qui è tutto sotto controllo. Di nuovo abbiamo perso un'altra divisione. Io, boh, continuo a mandarle. Qualcuna prima o poi arriverà. Realtà penso di poter spostare nuovamente la mia flotta adesso. Quindi, ma sì, facciamolo, dai.
no, questo non ce la fa fare. Mi piaceva quantomeno avere una flotta a difesa. Proviamo, dai. Non so se arriveranno prima le truppe o prima la nostra flotta. Ah, ecco perché ci stiamo mettendo così tanto. È fortificata al massimo la capitale, giustamente. Dovremmo comunque riuscire. Eh sì, stanno cedendo. Perfetto. Ottimo. Con la presa di Washington io chiuderei qui l'episodio. È stato un successo sudato e patito anche un po'. Ma è una grossa botta agli Stati Uniti. Come sapete, ogni vittoria, ogni territorio in più che prendiamo sono infrastrutture, sono industrie che sottraiamo al nemico. Non tanto quelle che guadagniamo, perché ormai ne abbiamo veramente tante, ma più che altro il valore è su quello che sottraiamo al nemico e sulla sua capacità di mantenere poi tutte queste truppe. Prima o poi cederanno e da quel momento sarà facilissimo invadere il resto del paese. Qui purtroppo continuano a morire giapponesi in mare. E niente, io insisto. Ok, spero l'episodio vi sia piaciuto, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.